sono Filippo Salomoni, Product Development Coordinator per il Nord e il Centro Italia. Oggi ci troviamo presso la società agricola Sandri Maurizio e Paolo a Imola, in provincia di Bologna. Stiamo vedendo la cipolla bianca Bright White F1 di Beio, un ibrido per le raccolte medio-tardive che si va ad affiancare alle già consolidate Honey Moon, Ice Pearl e White Wing. Ottima in ogni condizione di coltivazione, anche sui terreni più critici e stanchi, perché grazie alla sua resistenza intermedia al pincrut e al fusarium garantisce ottime rese e qualità in ogni situazione. Siamo al sesto mese di conservazione in cella frigorifera per questa varietà. Il prodotto ancora si mantiene in ottime condizioni, consistente, ben vestito, di un colore bianco brillante e lucente. In questo caso il prodotto lavorato si dimostra perfettamente idoneo alle esigenze commerciali, in quanto circa il 90% della produzione rientra nel calibro 50-80, quello più idoneo per il mercato italiano. Buongiorno a tutti, io sono Sandri Maurizio, uno dei quattro soci della società agricola Sandri Maurizio e Paolo. Siamo qui presenti in azienda per farvi vedere la cipolla bianca Bright White della Beio, una cipolla che abbiamo inserito nel contesto della produzione in quanto l'abbiamo ritenuta buona per il mercato, con le sue caratteristiche rotondeggiante e la lucentezza. Ci presta molto bene e aggiungo anche la buona produttività, mantiene la pezzatura e 4 anni che comunque la produciamo. Se si mantiene con le caratteristiche, pensiamo di continuare a utilizzarla. Quest'anno è stata un'annata abbastanza difficile anche con le alte temperature, come potete vedere, è saltato fuori un calibro centrale. Qui abbiamo un calibro che è 65-80. Vediamo l'uniformità della cipolla, un buon calibro, va a 65-80 adatto per il mercato, che il mercato richiede una pezzatura centrale. Abbiamo, come vedete, una bella disposizione, una bella cassetta presentabile lucente che è molto apprezzata dai compratori. Aggiungo che si ha una buona conservabilità e si può utilizzare fino alla fine di febbraio, mantiene le caratteristiche.